Termina con una goleada del Marsala, che sbanca i Salaci di Cammarata con 4-1. I biancazzurri, guidati da Angelo Sandri, hanno fatto bottino pieno grazie alle marcature segnate da Gimò, Comparato, Porto e Norfo. Conquistando 3 punti importantissimi, si rimettono in pista per la lotta alla salvezza. Il Camarat, nonostante le 4 reti subite, ha giocato una buona gara cercando di tenere testa ai trapanesi. Al 5° minuto cross di Margarini per Magliocco, che disturbato da Convitto non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 9° minuto Porto, che si accentra e lascia partire un tiro che viene neutralizzato dai Lardi. Al 14° minuto Gambino viene falciato in area, per l'arbitro tutto regolare. 2 minuti dopo Liuzza si lascia cadere in aria, per l'arbitro questa volta è calcio di rigore. Dal dischetto Gimò tira angolato, Ilardi sfiora la palla ma non riesce a fermarla. Al 24° minuto punizione del Camarat, ma Bonito per poco non riesce a deviare la palla in rete. Al 34° su respinta di Ilario, Tarantino lascia partire un tiro che si insacca nell'angolo destro della porta. Niente da fare per Ilario. Un minuto dopo Pirrone tira dal limite, ma Ilardi è attento. Al 36° su calcio d'angolo, Porto in rovesciata sfiora l'incrocio dei pali. Al 38° minuto, contropiede del Marsala, Porto serve bene Comparato che di piatto segna a porta vuota. Al 6° minuto della ripresa il Camarat all'attacco, Magliocco serve Rappa che da fuori area lascia partire un tiro che viene intercettato con le mani da Liuzza, per l'arbitro tutto regolare. Un minuto dopo contropiede del Marsala, ma Genovese tira debole. Al 18° minuto Magliocco, solo davanti al portiere, sbaglia la mira. 2 minuti dopo triangolazione Porto Comparato ed è la 3ª rete del Marsala. Al 25° minuto su calcio d'angolo, Margarini colpisce di testa, Bonino salva sulla linea, portiere battuto, sulla respinta Rappa che impegna seriamente Ilario. Al 29° minuto Gambino per Magliocco, che lascia partire dal limite un tiro teso che sorvola la traversa. 2 minuti dopo è Gimò a impensierire Lardi, con 2 tiri che finiscono entrambe fuori. Al 35° minuto Gambino, su passaggio di Sgro, di testa tira in porta, ma Ilario è pronto a bloccare la palla. Al 40° minuto è Rappa, che stoppa la palla di testa e lascia partire un tiro che ancora una volta viene bloccato da Ilario. Un minuto dopo è Tarantino che su calcio di punizione impensierisce Ilario che respinge la palla rimandandola in area di rigore. Al 44° Rappa su passaggio di Gambino lascia partire un tiro che termina sopra la traversa. Al 47° minuto Norfo da centrocampo avanza indisturbato e calcia la sfera che viene deviata dai Lardi. Un minuto dopo è Licheri, passa la palla a Norfo che supera il portiere e realizza il gol del 4-1. Come commentare un risultato così pesante? Come commentare? Sicuramente un plauso va al Marsala perché è venuto qua a giocarsi la partita senza fare barricate, ha avuto la fortuna di passare in vantaggio con il calcio di rigore. Noi siamo riusciti a pareggiare la partita. Poi l'azione successiva sono ripassati in vantaggio. Partita oggi strana, loro ogni volta che arrivavano, ogni azione che facevano ci mettevano in difficoltà. Noi abbiamo avuto le nostre palle gol ma non siamo riusciti a sfruttarle. Merito al Marsala che ha fatto una grande partita, noi oggi un po' sottotono rispetto alle altre prestazioni.
forse dopo i primi gol si è un po' demoralizzata la squadra. No, non mi sembra che si è demoralizzata, hanno cercato fino alla fine di pareggiare la partita, abbiamo avuto le nostre occasioni, come ripeto, però oggi la palla non ha voluto entrare. Dico, però senza togliere niente a Marsala, che oggi ha fatto la sua grande partita, ha meritato la vittoria, però noi negli episodi oggi siamo stati un po' sfortunati rispetto magari ad altre volte. Ad Alcamo come si vedrà il Camarat? Il Camarat andrà ad Alcamo per andare a vincere la partita, perché loro hanno vinto oggi, sono 3 punti sopra. Se noi vogliamo cullare ancora sogni di playoff, andremo ad Alcamo, ci andremo a giocare per vincere, perché noi giochiamo sempre per vincere, poi può capitare pure le domeniche di fare delle brutte prestazioni e perdere. Mister, ci parli di questo Marsala che è cambiato completamente nel girone di ritorno? Questa è una situazione che era complicata. Ho detto che quando siamo arrivati avevamo un punto in classifica, la squadra è stata fatta in pochissimi giorni, però è stata fatta una squadra grandissima, una squadra fatta di uomini, di persone che hanno voluto accettare questa sfida, che non era facile, perché venire con un punto in classifica e mancavo una partita al girone di andata non era facile. Invece ho trovato dei ragazzi che mi stanno seguendo tantissimo, stanno facendo quello che gli chiedo e dentro il campo me lo stanno dimostrando. Abbiamo fatto finora 5 vittorie consecutive giocando anche un buon calcio e penso che questi ragazzi meritano veramente un elogio particolare, perché non era facile recuperare questi punti in classifica e mettersi adesso in una condizione addirittura di poterci salvare senza play-out. Quindi un elogio va tantissimo alla società, ma soprattutto a questi ragazzi che stanno dimostrando di domenica in domenica grande prestazione, grande umiltà e grande determinazione per cercare di salvare questo Marsala. Ma sono partita fatta di episodi, gli abbiamo regalato a noi 3 gol, tutto il fallo di rigore è evitabile, il secondo gol è una disattenzione e il terzo pure una disattenzione difensiva, che purtroppo 4 gol non ci stanno, però oggi non abbiamo fatto una grossa partita, onore al Marsala che ha fatto meglio di noi, ha fatto 4 gol. Diciamo che sapevamo che era una partita difficile, su un campo difficile, venire a Cammarata e fare il risultato è dura per tutti, però diciamo che, come ho detto anche nelle volte precedenti, lavoriamo partita per partita, poi se i risultati vengono bene, siamo stati fortunati che abbiamo trovato gol subito e poi dopo che abbiamo incassato il pareggio non ci buttiamo mai a terra, però diciamo che se facciamo bene facciamo gol. Ci sono speranze per la salvezza? No, ma noi diciamo che quando siamo da dicembre, da quando è che si è sistemata un po' la situazione a Marsala, da quando è che sono arrivati parecchi giocatori, è cambiato tutto, è cambiato società, guardiamo partita per partita. Certo, se i risultati sono questi e qualcuno altri risultati ci favorisce, ben venga, diciamo che speriamo di salvarci in maniera diretta. Qual è la forza dell'attacco del Marsala? No, non c'è una forza, è una squadra dal primo all'ultimo. Oggi mancavano diversi elementi, diversi squalificati, e coloro che li sostituiti hanno fatto bene di più.